I medicine show sono una tematica molto particolare nella tessitura storica del blues. Forse è la parte meno nobile e più affarista appunto del blues stesso, perché chiaramente i musicisti devono pur vivere e non si campa di soli applausi. Gli applausi chiaramente non riempiono neanche lo stomaco, quindi tanti bluesmen si riciclarono in questi particolari spettacoli, garantendosi comunque un compenso anche per più volte al giorno, dato che gli spettacoli erano itineranti e venivano replicati anche più volte al giorno. Questa tipologia di spettacoli imperversa nelle parti rurali degli Stati Uniti, perché chiaramente nelle città non servivano queste cose, nelle città c'era già tutto, mentre nei posti più lontani, più rurali appunto, tanti prodotti, tanti farmaci, tante cose non arrivavano. Arrivava qualcosa negli empori, ma chiaramente non era quella diffusione capillare che potevano avere nelle città. L'origine del Medicine Show però non è statunitense, come tanti pensano. E i Medicine Show sono un'idea europea, un'idea italiana, francese, tedesca, dove tanti affabulatori giravano per i piccoli paesini, i piccoli centri molto lontani dalle grandi città, per vendere dei prodotti, per vendere degli unguenti, tutte queste cose qui. Una prova ce la dà un compositore italiano dell'Ottocento, che era Gaetano Donizetti, che nel 1832 pubblica per la Rigordi un'opera molto importante che si intitola L'Elisir d'amore. E il libretto di Felice Romani presenta un'aria baritonale molto interessante che si intitola Udite, udite rustici. È l'aria baritonale più famosa insieme a quella di Figaro nel Barbiere di Siviglia di Rossini. E il personaggio, questo baritono, è il dottor Dulcamara. Chi è il dottor Dulcamara? È un affabulatore, è colui che cerca di vendere questa boccettina miracolosa di questo elisir che risolve tutti i problemi, sana da ogni malattia, da ogni infezione, da ogni problema. Addirittura ingerendola si può anche trovare marito, addirittura con questa pozione. Era uno spaccato dell'epoca perché nella prima metà dell'Ottocento imperversavano questi affabulatori che andavano in giro a vendere prodotti medicinali nei piccoli paesini dove c'era l'ignoranza, dove la gente non conosceva nulla. E questa gente faceva chiaramente del business con questi medicinali di dubbia provenienza e di dubbia efficacia. Poi chiaramente il trasporto via nave di tanti lavoratori, di tante persone, dei ceti meno abbienti dell'Europa verso gli Stati Uniti cambiò nome, diventò show, medicine show, perché chiaramente dall'italiano all'inglese, dal francese all'inglese, chiaramente c'è questa variazione e si trasforma tutto in spettacolo, quindi show, che è proprio una parte importante del DNA proprio degli abitanti degli Stati Uniti. L'imbonitore, trasferitosi, diciamo, negli Stati Uniti oppure nativo degli Stati Uniti, che ha ripreso questa tradizione già a metà del 1800, era di solito una persona ben vestita, con tanto di cilindro e presentava quei suoi prodotti. Però, per rendere più appetibile la presentazione, spesso si avvaleva di collaboratori. Le cose che andavano per la maggiore erano incontri di lotta, incontri di pugilato, attori che recitavano dei brani di solito di Shakespeare e chiaramente i musicisti. Però musicisti non solamente come siamo abituati oggi a pensare musicisti blues, il bluesman, quello che fa il medicine show, assolutamente no. Non è così che andava. Non è così che andava per un momento storico particolare, per una tipologia di musicisti che avevano a disposizione questi imbonitori, e li andiamo brevemente a vedere. Innanzitutto si trovavano musicisti polacchi, ungheresi, si ascoltavano molte polche, tant'è vero che poi nel mio film di Robert Johnson parlo proprio che Robert Johnson suonasse anche la polca, ed è vera questa cosa. Però nei Medicine Show erano tanti artisti zingari, c'erano tanta gente europea, tanti italiani anche, e chiaramente e lì si suonava un po' di tutto, dai vari vagabondi che trovavano in giro che proponevano il country and western classico dell'Ottocento, fino a tanti brani di polka o addirittura di musica classica, suonati magari con un violino, con uno strumento classico. Si
si creavano questi piccoli intermezzi. Poi chiaramente nel 1890 arriva il ragtime. Il pianista già era conosciuto nel country western, vi ricordate? Non sparare al pianista nei saloon, era diventata proprio una scritta quasi goliardica. Però con il ragtime il pianista riprende nuovo vigore. Chiaramente parlo di pianista perché ci sono dei rarissimi bluesman che erano considerati degli ottimi suonatori di ragtime con la chitarra, ma il ragtime resta, più a mio avviso, più legato al pianoforte. Serviva anche un pianoforte con un suono molto metallico, quindi è più legata a quella tipologia di strumento, come può essere la chitarra classica nella bossa nova, per dire. E chiaramente si andò ad inserire anche il ragtime e il jazz leggermente dopo, e poi oltre a questo arrivarono anche alla fine dell'Ottocento anche i bluesmen che facevano dei piccoli interventi, spesso con cigar box, raramente con chitarre perché erano molto costose e difficili da trovare, e allora diventava un'offerta variegata nel Medicine Show, dove c'erano tantissime attrazioni. Poi ci fu un'altra evoluzione importante quando poi si va a raffinare l'evento musicale. Chiaramente si cominciano a creare dei nomi importanti che prenderanno le basi proprio da questi Medicine Show e poi inizieranno a incidere dischi. È il caso di Memphis Minnie, è il caso di Gus Cannon, è il celebre suonatore di banjo, è il caso di Ferry Lewis. E ci sono tanti artisti che chiaramente hanno avuto modo di lavorare, guadagnare soldi e poi avere anche delle incisioni. E se non ci fosse stato il Medicine Show, chiaramente questa gente non sarebbe esistita. Poi per quello che riguarda proprio il jazz e il blues, chiaramente venne monopolizzato proprio dalla gente nera, perché chiaramente era quella che costava anche meno, diciamo, a livello di ingaggio. Più medicinali si vendevano, più soldi c'erano da dividere con i musicisti, e chiaramente se il musicista ghettizzato di colore è presente prende meno di un musicista bianco, perché il problema del razzismo negli Stati Uniti è stato veramente forte fino agli anni 60, anche se è ancora in parte presente, ma all'epoca era veramente proprio molto molto pregnante di quella cultura dell'epoca. Oggigiorno troviamo tanti musicisti che dicono di suonare Medicine Show, ovvero si rifanno al Medicine Show e quant'altro, ma forse è uno spacciarsi più per Medicine Show, perché suonare quella tipologia di musica è un po' difficile. Per fare Medicine Show dovresti fare polka, jazz, blues, country e western, e chi ne ha più ne metta. Non basta prendere uno strumento da un home, una washboard, un wash bass, come lo chiamo io, il cosiddetto bidofono, e dire faccio Medicine Show. No. Poi tanti addirittura fanno swing, fanno bebop, che culturalmente e storicamente arrivano ben dopo, dagli anni 30 in poi. Quindi parlare di Medicine Show resta molto aleatorio dal punto di vista musicale, non c'era una connotazione vera e propria. Era la stessa cosa che capitava nei cinema per neri, dove si trovavano dei musicisti pagati poco, chiaramente, che non erano gli stessi musicisti che suonavano nei cinema per bianchi, perché chiaramente il film muto necessitava di una colonna sonora. Erano sempre gli stessi uomini neri, c'erano zingari, c'erano ungheresi, polacchi, e quindi si andava a creare una mescolanza musicale veramente molto molto strana. Quindi non si può dire che nei cinema muti per neri e c'erano esclusivamente bluesmen o uomini che suonavano jazz, ma c'erano tutte quelle altre varietà di personaggi che vengono da altre culture, che sono sempre borderline dal punto di vista sociale, come erano anche gli italiani, come dicevo prima, che vanno a creare questi tessuti musicali. Chiaramente questa parte del blues è la parte, diciamo, meno nobile. Però grazie ai Medicine Show tanta musica dell'epoca è stata finanziata, sono stati pagati questi bluesmen, hanno avuto il sostentamento che cercavano, e la loro musica, grazie al cielo, è arrivata ai giorni nostri. Questo è molto importante. Magari con quei farmaci che venivano venduti la salute non migliorava, però sicuramente la cultura progrediva. C'è un capitolo proprio sul mio libro Storie e saggi della musica nera dal Mississippi a Cuba, dove parliamo proprio di questo Medicine Show. Grazie a tutti, alla prossima.
like a suitcase, mama. I won't throw it over the fence. I'll pack your suitcase.